Beh, chi è che non conosce Gigi Armungo? Ha parlato tanto al Messaggero. Dicogli sempre il vero, non dico impunità. Ci nomini Gigetto con Orione. La gente da tremare. È entrato nei panni dei personaggi creati dal grande comico romano Ettore Petrolini, uno dopo l'altro truccandosi a vista in scena. È stato il trasformista di Striscia la Notizia, attore, comico ed imitatore Dario Ballantini ad aprire la stagione 2022-2023 del Teatro Verdi di Monte San Savino con Ballantini e Petrolini. Io l'ho approfondito e tiro fuori tutti i suoi aspetti, anche quelli un po' più oscuri, di questo inventore della comicità italiana. Lui ha sperimentato, ha fatto tutto da solo e di fatto ha creato quasi uno schema ricopiato e che ha dato ispirazione a tantissimi comici, anche ai cantautori addirittura, perché con il suo Fortunello ha quasi anticipato il rap. Quel signore in fondo alla sala, non lo guardo nemmeno, quel signore in divisa è un militare, vai a controllare. Tutto vero, signore, siamo sulla pubblica piazza, non per bisogno, perché del bisogno, grazie al cielo, ce l'abbiamo già abbastanza. L'artista livornese ha fatto così rivivere in una versione più aderente possibile all'originale sette personaggi creati dal grande comico romano nato a fine Ottocento: Gigi il Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone, che si sono ripresentati in scena nel nuovo millennio. Questa è una cosa che so fare, mi conviene continuare a sfruttarla, ecco, mi trovo bene, ce n'ho tre addirittura di spettacoli dove mi trasformo, però stavolta tocca a Petrolini. Quanto i salottini me ne vanto, se qualcuno ci patisce che io canto, è inutile parlare, è inutile ridir, sono un bel giovanotti, sono un augello, sono un augello, sono un augello.